Copacabana, ai chi vedera che un volete si vedrà, a vita è cara, o sol Michela. 1955, a Viareggio si inaugura La Bussola, un locale notturno destinato a diventare famoso. Lo tiene a battesimo Carosone con la sua orchestra. Renato Carosone non è più giovanissimo, ha 35 anni, è nato a Napoli nel 1920. Solo da un anno ha raggiunto la popolarità con Maruzzella, una canzone che, con la sua carica di ironia dissacratoria, è esplosa come una bomba dirompente nel mondo caramelloso e sonnolento della canzone italiana, popolato da mamme canute e piagnucolose, da perfide magliarde e da amori tanto casti quanto iettatissimi. Sarracino, Sarracino, belle facce e belle core. Sarracino, Sarracino. 1959. La televisione dedica a Carosone una serata di gala. È seguita da 18 milioni di telespettatori, una cifra sbalorditiva per l'epoca. Renato Carosone ha 39 anni. È sempre ai vertici della popolarità. Ha davanti a sé ancora molti anni di successi e facili guadagni. I suoi dischi si vendono a milioni in tutto il mondo. Al termine dello spettacolo, Carosone fa un annuncio che getta nel lutto e nella costernazione i suoi milioni di fans. Quando mi accorsi che la mia carriera si avviava a successo, feci una promessa a me stesso, una promessa molto importante, cioè che avrei lasciato nel momento migliore, cioè nel momento di maggiore popolarità, popolarità che voi stessi mi avete con tutto il cuore dato, e per questo io vi ringrazio. Bene, preferisco ritirarmi 100 metri prima, anzi che dopo, di quel famoso limite dopo del quale esistono molte incognite. Perciò da questa sera, signore e signori, io lascio il mio sestetto e tutto il mio repertorio nelle mani del mio carissimo amico e fedele collaboratore Gegé Di Giacomo. Gegé, vieni. Renato Carosone vive da molto tempo a Bracciano, in provincia di Roma. Ha scoperto la pittura e vi si dedica con passione e sensibilità. È molto più che un pittore della domenica. Ventidue anni fa decise di dire addio ai suoi ammiratori e ai piaceri, ai vantaggi e alla popolarità. Cancelliamo questi 22 anni e cancelliamo anche quell'addio. Sinceramente lo ripeterebbe oggi. Ah, forse oggi, con i miei 60 anni, le perplessità e le indecisioni che portano l'età così, penso che non lo rifarei. Del resto, farlo oggi sarebbe sbagliato, secondo me, mentre invece era giusta la scelta di allora. Come arrivò alla musica leggera? Alla musica leggera ci sono arrivato proprio per caso, perché fui scritturato come direttore d'orchestra, avevo allora 17 anni, con una compagnia di varietà napoletana, di Arte Varia, si chiamava Arte Varia, che partiva per l'Africa, la prima compagnia che sbarcò in Africa. La compagnia fallì, io rimasi là perché cercavano un pianista, e lì iniziai la mia attività di musica da ballo, operette, riviste, queste cose qua. Fu una cosa importante per me, perché poi dopo mi è servito per il resto, quando poi rientrai in Italia dopo 9 anni, e lì ho iniziato la mia carriera praticamente.
È quasi un luogo comune che le sue canzoni e la sua musica segnarono una svolta nel mondo della musica leggera italiana, è vero? Sì, in un certo senso sì, perché noi in Africa già suonavamo per gli alleati, musica, diciamo, boogie-woogie, queste cose qui, che allora andavano molto di moda. Quando rientrai in Italia, dopo 9 anni, ritrovai la canzone napoletana, particolarmente la napoletana, ancora allo stato anteguerra, cioè cuore napoletano e tutte le altre che seguivano. Quindi a un certo momento dico, ma come mai? Perché non è successo niente? E mi venne l'idea di ritmare, parlo sempre di canzoni napoletane, di ritmare la canzone napoletana, di modo che il pubblico che veniva nel night a sentire questo trio, formato da Gegé Di Giacomo e Van Wood, io al pianoforte, sentiva le canzoni napoletane e nello stesso tempo poteva anche ballare. Comunque questo particolare tipo di canzone ritmata influenzò non solo la canzone napoletana, ma anche in generale quella italiana. Ah, in un certo senso sì. Infatti con questo ritmo, con questo umorismo, a un certo momento diede un colpo alla canzone lacrimosa, diciamo strappacore, per intenderci, no? E logicamente le orchestrine che suonavano nei night si orientarono piuttosto sul mio genere, diciamo così, ritmato e scherzoso e umoristico, che non sul vecchio, diciamo così, genere lacrimoso, disastroso, così.